Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Terza ed ultima puntata sugli ingranaggi cicloidali, in cui ci occupiamo della costruzione degli utensili fly cutter per la realizzazione fai da te di queste ruote dentate. Dopo la sigla. Prima del fai da te, vediamo però le caratteristiche degli utensili commerciali, perché si differenziano a seconda che vogliamo realizzare ruote ad evolvente di circonferenza oppure ruote cicloidali. Nel caso delle ruote ad evolvente di circonferenza, della cui realizzazione ho trattato nel video che vedete indicato qui sopra e che trovate anche in descrizione. Per ogni modulo sono necessarie 8 frese che qui vediamo. La numero 1 da 12 a 13 denti, la numero 2 da 14 a 16, la 3 da 17 a 20, la 4 da 21 a 25, la 5 da 26 a 34, la 6 da 35 a 54, la 7 da 55 a 134 e infine la 8 da 135 a un numero illimitato di denti. Diverso il discorso per le ruote cicloidali, dove per ogni pignone fino a 16 ali c'è un apposito utensile, mentre per le corone di qualsiasi numero di denti ne basta uno solo. Un utensile per il pignone di 6 ali, uno per il pignone da 7 ali, un altro per il pignone da 8 ali, uno per quello da 10, da 12 e da 16. Invece per le corone, come vi dicevo prima, basta un solo utensile per qualsiasi numero di denti. Molti appassionati di meccanica preferiscono autocostruire gli utensili per il taglio delle ruote dentate e in questo caso si orientano spesso sulla realizzazione dei fly cutter, che rappresentano una valida alternativa agli utensili commerciali. Vediamo qui di seguito come si progetta, si costruisce e si utilizza un utensile di questo tipo. Inizio con l'aprire il progetto della ruota dentata da 25 denti progettata in una delle passate puntate. Evidenzio solo la parte che mi interessa, cioè lo spazio fra due denti, perché è la forma del nostro utensile. Faccio un copia e incolla. A questo punto posso cancellare la mia ruota dentata e tenere solo l'impronta dell'utensile. Adesso, attraverso delle linee, costruisco la forma completa. Allungo la linea di mezzeria e poi faccio un riempimento. Che coloro in blu. Ricaverò l'utensile da una barretta quadrata in acciaio super rapido. Se non sapete dove trovarla, vi lascio il link in descrizione. Asportando il materiale mediante una mola su fresatrice a controllo numerico autocostruita. Per questo adesso traccio il percorso che la mola dovrà compiere per asportare il materiale necessario a ricavare la forma dell'utensile. Naturalmente esistono altri modi per realizzare dei fly cutter,
Però, visto che ho una fresatrice a controllo numerico, questo mi è sembrato il sistema più rapido e intuitivo per fare questo lavoro. Ecco fatto, questo è il percorso che la molla dovrà compiere. Adesso attraverso il comando specchia lo duplico per poter ottenere il percorso anche della parte inferiore. In questo modo ho i due percorsi utensile che posso utilizzare sulla mia fresatrice a controllo numerico per ricavare il profilo che desidero ottenere. Da questo profilo devo ricavare il codice G-code da passare alla fresa CNC che eseguirà il lavoro. Per questo utilizzo il programma Kanban Free, che è gratuito, di cui, come sempre, vi lascio il link in descrizione. Ecco l'interfaccia del programma. Per prima cosa apro il file del disegno appena eseguito e vado a evidenziare il percorso superiore della mola. Imposto tutti i parametri necessari ad una corretta esecuzione, che non tratto adesso in questa sede, rimandandovi ad un prossimo tutorial che tratterà proprio di questo software. Produco il G-code e lo salvo per l'utilizzo sulla macchina fresatrice a controllo numerico. Farò poi la stessa cosa per il percorso inferiore. Diamo un'occhiata al codice prodotto, si tratta di un semplice file di testo che inseriremo nel computer della fresatrice. Prima però conviene testarlo per accertarsi che tutto vada bene. Per questo ho trovato un sito internet, NC Viewer, che simula il comportamento della macchina. Vi lascio ovviamente il link in descrizione. Se tutto va bene, possiamo poi passare alla fase pratica della costruzione del nostro fly cutter. Ecco le barrette in acciaio super rapido, dalle quali è possibile ricavare il nostro utensile. La barretta è montata sul mandrino della fresatrice e il lavoro è iniziato. Passata dopo passata, scendendo di 0,05 mm ogni volta, con un numero di circa 30 passate, viene ricavato il profilo superiore. Ecco, adesso la mola scende e inizia la lavorazione della parte inferiore. Anche qui sono 30 passate fino ad ottenere il profilo desiderato. Ecco fatto, il lavoro è terminato. Diamo adesso uno sguardo al profilo dell'utensile al microscopio per controllare che tutto sia andato bene, prima di passare ad utilizzarlo per costruire delle corone cicloidali. In questo caso realizzerò quattro ruote da 60 denti, costruite tutte insieme in un solo colpo.
Lavoro terminato. Intanto che lo guardiamo insieme, vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate tutti i link alle risorse descritte in questo video, che conclude la serie sugli ingranaggi cicloidali. Grazie per l'attenzione.